Ufficio Quote di Bettitali, terz'ultima giornata di questo 2014. Non vi preoccupate però che Bettitali vi terrà compagnia per tutte le feste natalizie. Si ferma la Serie A, ma ci saranno tanti turni Serie B, Premier League, ma anche gli altri sport non si fermano. Il basket italiano e l'NBA riprenderanno i principali tornei di tennis. Concentriamoci intanto su questo turno di Serie A, grandi partite, al vertice si scontrano le prime quattro, a sorpresa ci sono le due genovesi e offuscano un po' quello che sulla carta sarebbe il match più interessante, cioè Milan-Napoli. Quindi andiamo a vedere subito, le partite di Sampdoria e Genoa, partite difficilissime. Il Genoa in casa, contro la Roma, reduce da questa sconfitta sorprendente e deludente contro il Manchester City in Champions League. Sappiamo che Roma è una città che vive molto sull'umore positivo e negativo, facile ad abbattersi e ad esaltarsi. Quindi vediamo se questa sconfitta avrà delle conseguenze. Genoa in gran crisi, non avrà nulla da perdere. Infatti le quote dicono che la Roma è sì favorita, ma una classica quota che intimorisce lo scommettitore, quella del segno 2 della Roma, che vediamo è 2-0-2. Stesso discorso per Juventus-Sampdoria, Sampdoria che arriva dalla vittoria di Verona, prima vittoria in trasferta, difficilissimo ripetere l'impresa di 2 stagioni fa, la Befana di 2 anni fa, quando una doppietta di Cardi regalò la vittoria alla Sampdoria in rimonta in casa della Juve. Sampdoria che però non ha nulla da perdere contro questa Juve che, a differenza della Roma, ha avuto dalla Champions un grosso regalo economico e di felicità, raggiunto il traguardo degli ottavi di finale che non era stato raggiunto l'anno scorso, quindi può impostare con più tranquillità i prossimi mesi in vista del ritorno della Champions a fine inverno. E Juventus che parte ovviamente favorita, quota di 1,32. Attenzione perché anche se la Juventus si è rivelata la seconda migliore difesa d'Europa e la Sampdoria è notoriamente una squadra molto ben organizzata che subisce poco, proprio questo fatto che le due squadre giochino un po' più rilassate e tranquille, senza ovviamente perdere di vista l'obiettivo di 3 punti, potrebbe far sì che esca il segno over o magari anche il segno goal, che di solito è un segno assai improbabile quando la Juve gioca in casa. Abbiamo parlato di mercati, goal e over, le ultime giornate hanno avuto tanti goal, però questa qui potrebbe invertire la tendenza, visto che ci sono partite molto equilibrate, turni ravvicinati con tanti infortunati, tante assenze, la pesantezza dei campi con l'inverno, quindi attenzione, si tratta di partite molto più equilibrate delle ultime giornate. Si parte sabato con gli anticipi di Palermo-Sassuolo, due squadre in grandissima forma, e Lazio-Atalanta. Lazio ovviamente favorita, ma un po' in difficoltà di gioco e di risultati, ha vinto a Parma soffrendo molto, era reduce da brutte prestazioni ed ha molte assenze. Poi abbiamo parlato dei principali match di domenica, che si chiude con Milan-Napoli. Posticipo, quote molto, molto vicine, Napoli leggerissimamente favorito. Qui è proprio una delle partite in cui molti scommettitori non si esimeranno dal provare i segni goal e over, segni che ovviamente ci stanno considerate le due difese. Difficile che il Milan perda ancora questa partita, una nuova partita in casa, anche se il Napoli ha dimostrato che con le cosiddette grandi non perde mai. Si chiude lunedì con i due posticipi delle squadre impegnate in Europa League, Empoli-Torino e Chievo-Inter. Torino un po' stesso discorso di serenità fatto per altre squadre, questo passaggio turno in Europa League gli potrebbe dare tempo di preparare meglio le partite in campionato e anche più tranquillità, oltre che qualche introito economico. Molti dei giocatori più importanti stanno ritrovando la forma. L'Empoli forse è la squadra che gioca il miglior calcio in Italia. Partita equilibrata, si chiude con Chievo-Inter. Chievo che da quando è subentrato Maranno a Corini sembra una squadra diversa, eppure era la stessa di un mese fa, ma reduce dalla vittoria a Cagliari da una lunga striscia di risultati positivi. L'Inter che invece, da quando è arrivato Mancini in campionato, ha subito 7 gol e ha fatto un solo punto. Vediamo se riuscirà a trovare la prima vittoria Mancini e l'Inter, anche per poter programmare il mercato, perché se dovesse arrivare a dicembre con una posizione di classifica
come quella attuale attorno al decimo posto, sarà difficile prendere giocatori che vorranno venire in Italia, se dall'estero o se dal campionato italiano, venire all'Inter in una squadra messa male in classifica. Noi auguriamo buone scommesse a tutti, ci risentiamo per i prossimi turni in attesa poi di tutte le novità e di come vi aiuteremo a trascorrere le feste. Un saluto a tutti.